Ci vendo una mappa del tesoro. Can I show you something? What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for No, well, no, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Massimo Cristobal Valdespino, the renowned explorer. Non so chi sei. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, beh, secondo me questo qui racconta solo un sacco di balle. You see this map here? It was made by the Jekyll gang. They rob banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. E se ti ammazzo e io mi prendo la mappa? Come la mettiamo? Rapina. Compra la mappa, rifiuta. $10 and it's yours. Well, I'm interested in the map, but not so interested in the haggle. Why don't you just hand it over instead? Yes, you're funny. Listen, give me the map. I'm done asking. Oh, oh my, here, take it. Just let me be. Ecco, bravo, vattene prima che ti ammazzo. No, voglio morire per questa mappa. No, dove sta andando? Prendi la mappa. Anche Arthur se lo voleva... Stava sul cazzo, lo voleva ammazzare. Abbiamo la mappa. Tesoro della banda di Jack Hill. Ho tenuto la... Allora, vediamo. È questa. È un po' un casino da trovare. Anche perché in realtà questa mappa ci porta... questa mappa ci conduce nel luogo dove si trova la seconda parte della mappa. La seconda parte della mappa ci dovrebbe condurre in un altro luogo dove si trova una terza parte della mappa. Insomma, un sacco di indizi che alla fine ci porteranno... Io l'avevo fatto ma ci avevo messo una vita. Mi ricordo ancora, solo che adesso ci avevo messo un casino, veramente tantissimo. Ma poi ce l'avevo fatta anche per puro caso, in realtà. Adesso voglio riprovarci. Ce l'ho fatto la prima volta, dovrei farcela anche questa volta, quindi. Si trova al di sopra di una montagna, con due picchi, uno grande e uno piccolo, e si trova... sulla facciata laterale della montagna, vicino a delle catapecchie, delle casupole. Dobbiamo trovare un luogo simile. Vediamo se nella mappa troviamo qualcosa di simile. Allora ragazzi, risalendo il fiume ho trovato i due picchi. Sono questi qui. E poi è di lato. Di lato.
Qui c'è un campo. Che sia qui. Sì, forse è qui, ragazzi. Occhio. Sì, sì, è qui, è qui, è qui. Vai. Ok. Mappa del tesoro. Questa è una zona paludosa. Va bene. Abbiamo trovato la prima parte della mappa. Cioè, abbiamo trovato la seconda parte della mappa, voglio dire. Per il prossimo indizio... Ragazzi, siamo arrivati in questa zona molto bella con i geyser. Guardateli. Molto figa questa zona qui. Dovrebbe trovarci l'altra parte della mappa. Quindi andiamo un po' a vedere, a consultare la mappa, ragazzi. Banda di Jekyll 2. Questa qui, ok. Siamo in zona. Ci ho messo un po' a trovarla in realtà, perché non mi ricordavo bene dove era il punto esatto di dove era questo posto. E quindi mi sono un po' perso. Però l'ho trovata. Ci dovrebbero essere delle rocce. Queste. Proprio queste. Attenzione. Ok. Grande. E questo è il prossimo punto da trovare. Che l'abbiamo già visto. O almeno io l'ho già visto, perché ci sono passato andando a fare una missione. Quindi sarà abbastanza semplice da trovare. Però probabilmente anche voi, se avete giocato a Red Dead, ci sarete passati sicuramente, perché è comunque un punto parecchio visibile questo. È un lago con al centro un albero, quindi è abbastanza semplice. E passiamo davanti a questo lago quando andiamo con Osea a dare la caccia al nostro primo animale leggendario, ovvero l'orso. L'orso leggendario. Quindi io metto il segnalino qui, ragazzi, e andiamo. Mi sono ucciso il lupo leggendario che c'è qui in zona. Che c'era, adesso non c'è più. Infatti abbiamo la pelle sopra dottino. Ed eccoci, ragazzi, quello dovrebbe essere l'albero dove è segnato sulla mappa. Il lago, lì c'è anche una casupola. Se non ricordo male, c'era anche qualche missione. Ci abita un tizio, un cacciatore, un pescatore, non mi ricordo. Lì sali, Arthur. Dovrebbe essere qui, ragazzi. Ok. E abbiamo trovato due lingotti d'oro, un lingotto d'oro.
qualcosa del genere. Due barre d'oro sepolte su una piccola isola nel mezzo delle... Ok, va bene. Nel mezzo di questo lago. Perfetto, abbiamo completato questa caccia al tesoro, ragazzi. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. Probabilmente ci saranno già altri video tutorial riguardo questa caccia al tesoro di Jekyll. Però ho voluto portare comunque anche la mia.